Il lungo viaggio. Questa è la storia di Yusra, uno dei tanti beneficiari del SAI di Ancona, il sistema di accoglienza e integrazione. Lo abbiamo conosciuto nel 2015, è stato uno dei primi beneficiari del sistema di prima accoglienza Polo 9, che oggi si chiama Welcome e che ospita attualmente 100 richiedenti protezione internazionale. Il paese di Yusra non era particolarmente pericoloso e la sua storia personale non sufficientemente drammatica. Quindi la sua richiesta di protezione internazionale viene rigettata e perde il diritto di beneficiare del percorso di accoglienza. Yusra è un beneficiario modello, non ti lascia mai andare via dal suo appartamento senza prima averti offerto il pranzo. Fu un dispiacere enorme dovergli comunicare di lasciare il progetto. E ora cosa faccio? Ci domandò. Il viaggio, al contrario, non esiste. Non c'è una barca che dalla Sicilia ti riporta in Libia e poi via a ritroso. Essere sopravvissuti al viaggio di andata è già un miracolo. Non sapendo dove andare, come molti migranti, decide anche lui di partire per il sud Italia, dove viene assunto, per così dire, per raccogliere i pomodori. Pagato 5 euro a cassetta. Una cassetta corrisponde a 400 kg di pomodori e accolto, si fa per dire, in una baraccopoli. Dopo un anno, provato fisicamente e psicologicamente da quella condizione di semischiavitù, tenta la via delle Alpi per la Francia in pieno inverno, prova e riprova, ma viene sempre respinto. Persa ogni speranza, ci ricontatta. Lo invitiamo a tornare ad Ancona per tentare di inserirlo in un altro progetto e con l'aiuto di un centro parrocchiale riusciamo a trovargli prima un lavoro e poi una casa. Riprendiamo in mano anche la sua pratica legale e finalmente a marzo 2022, dopo 7 anni, ottiene il riconoscimento di protezione. È stata dura, ma alla fine ce l'ha fatta. Ce l'abbiamo fatta.